0027, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito con la politica. Matteo Renzi ha chiuso la conferenza programmatica del Partito Democratico con un'apertura alle alleanze. Non ci sono veti né verso il centro né verso sinistra, ha detto, ma non rinunciamo alle nostre idee. Il segretario ha poi concluso lodando il lavoro del governo. Fredda la reazione da MDP. Ormai è un disco rotto. Le parole di Speranza. Il servizio. Il PD deve essere perno di un nuovo governo con una coalizione ampia, inclusiva, plurale. E la risposta di Matteo Renzi a quanti gli avevano chiesto alla luce della nuova legge elettorale di puntare ad un'ampia alleanza in vista delle elezioni del 2018, ad iniziare da Gentiloni, ma anche Franceschini, Orlando, Cooperlo. Il segretario quindi conferma la strategia del PD ad assumere l'impegno a costruire un'intesa larga a sinistra, ma anche al centro. Niente veti, precisa, neanche per chi ci ha insultati. Il problema, aggiunge, non è chi di noi andrà al governo, ma vincere. Siamo una squadra. Poi parla della decisione del presidente Grasso di abbandonare il PD. Nessuna sconfessione sulla fiducia sulla legge elettorale. Dispiace, spiega, per la decisione di Grasso, ma non è un atto di violenza. Il messaggio di apertura di Matteo Renzi è innanzitutto per gli ex che hanno dato vita a MDP, ma Speranza puntualizza che premesse per il dialogo non ce ne sono, Renzi aggiunge è un disco rotto. E gli oppositori interni, gli orlandiani, pur apprezzando l'intervento di Renzi sulle alleanze, fanno notare che il suo discorso è debole sulla parte programmatica. In Spagna una manifestazione imponente ha attraversato oggi le strade di Barcellona, erano unionisti dai 300.000 al milione a seconda delle fonti, sfilavano con le bandiere spagnole al grido di Puigdemont in prigione, uno slogan che potrebbe diventare realtà già domani. Il destituito presidente della Generalità catalana infatti potrebbe essere incriminato per ribellione ed essere arrestato con gli altri protagonisti della secessione. Un ministro belga ha addirittura ventilato l'ipotesi di concedere asilo a Puigdemont, suscitando l'ira di Madrid e costringendo il premier belga Michel ad intervenire per smentire l'ipotesi asilo. Subito il calcio, nel posticipo serale il Torino ha battuto il Cagliari per 2-1, mentre nel pomeriggio nette le vittorie per Napoli e Lazio. La squadra di Sarri ha battuto a San Paolo il Sassuolo per 3-1, ritrovando la testa solitaria della classifica. Quella di Simone Inzaghi ha vinto facilmente a Benevento per 5-1, il resto della giornata ha visto i successi della Sampdoria sul Chievo per 4-1, dell'Udinese sull'Atalanta per 2-1 in coda, il Crotone ha sconfitto la Fiorentina e la Spal è tornata alla vittoria dopo 2 mesi battendo il Genoa. Domani si gioca l'ultimo posticipo con Verona-Inter. In Messico si è laureato campione del mondo Lewis Hamilton per la quarta volta, vediamo com'è andata. Meno di un chilometro ed arriva il verdetto dell'intera stagione 2017. L'ennesimo contatto in partenza, Verstappen-Vettel, ormai un classico della Formula 1 recente, coinvolge anche Hamilton. Subito ai box la Ferrari e la Mercedes costrette a riparazioni di emergenza. Il resto della gara vive sulla rimonta di Vettel che lo porta sino al quarto posto e sui problemi di Hamilton a disagio nello sgomitare nelle retrovie. Ma d'altronde il pilota inglese non aveva certo l'obbligo di conquistare molti punti visto il contrattempo occorso al suo rivale. Tutto sin troppo facile e Hamilton nella leggenda. Il suo bottino sale a 4 campionati alla pari con Alain Prost e proprio con Vettel. Rimane ancora in bilico sino al 12 novembre il mondiale MotoGP. Dovizioso in Malesia fa bottino pieno davanti all'altro ducatista Lorenzo. Marquez quarto vede ridursi il suo margine a 21 punti con 25 a disposizione. L'Italia delle due ruote sorride anche in Moto2 grazie al titolo vinto da Franco Morbidelli. Un nostro pilota non c'entrava, l'obiettivo più prestigioso dal 2009 quando a vincere fu Valentino Rossi con la Yamaha. Mezzanotte 31, ci fermiamo qui, la linea torna al film. Arrivederci, buonanotte.